Che noia, stasera non ho proprio voglia di mettere il naso fuori casa. Nell'ultimo mese sono uscita 7 sere su 7 facendo tutti i giorni le 5 del mattino. Certo, con le ragazze di casa mi diverto un mondo, aperitivi, cene, locali, feste e shopping. In tutto questo bel da fare non so proprio dove riesca a trovare il tempo da dedicare ai ragazzi, ma in fondo per loro c'è sempre tempo. E questo l'incipit di Mamma mi sono innamorata di un tronista, Newton Compton Editori. Il primo romanzo di Manuela Blasi, potentina, una laurea in lettere e filosofia, amante delle scarpe con i tacchi a spillo e del buon vino, allegra e un po' svampita, come si definisce, e che da grande vuol fare la scrittrice. Lalla per gli amici, di qui il nome della protagonista del romanzo, racconta con uno stile narrativo di indubbia efficacia proprio la storia di Lalla, una 25enne come lei e che come lei vive a Roma e che divide il suo appartamento con altre 5 ragazze. Lalla incontra il mondo delle trasmissioni televisive e soprattutto quello tanto discusso di Uomini e Donne di Maria De Filippi, fino ad innamorarsi di uno di quelli che vengono definiti tronisti e a scoprire che anche i tronisti possono non essere belli senza anima. Il tronista è un pretesto per un romanzo sui 25 anni di oggi, sulle loro amicizie, sul loro modo di vivere, su come sbarcare lunario dopo la laurea, magari ballando su un cubo, su come rispondere al telefonino a mamma e nonna che ti vogliono a tutti i costi fidanzata. Un romanzo che è una favola moderna, che tutto sommato, e di questi tempi non è male, ci fa sognare.